solo su Eleven Sports. La tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. È un pallone influenzato. Il termometro delle polemiche senza calcio giocato ha raggiunto nel weekend temperature da protezione sportiva. Mentre nella tarda mattinata di sabato la Lega Calcio decideva di rimandare nuovamente mezza giornata di Serie A a data da destinarsi, dall'aeroporto di Bergamo 200 tifosi dell'Atalanta si imbarcavano direzione Lecce, consapevoli che l'ingresso al Via del Mare avrebbe avuto come prologo il termoscanner. Intanto Marotta sbraita in difesa della regolarità del campionato, Agnelli telefona al ministro Spadafora, Liverani parla di lato oscuro del calcio. Il campo ci riconsegna una Lazio prima in classifica, un'Atalanta macchina da gol, una Juventus Under 23 in quarantena, ma soprattutto un'Italia del pallone paralizzata. Mascherina e gel disinfettante riusciranno a contenere il virus delle polemiche d'oltranza? E che calcio! Lo stadio di Via del Mare quasi fosse l'aeroporto di Brindisi. Ben ritrovati amiche e amici di E che calcio, in rigorosa diretta qui dagli studi di Bari di TRM H24. È un mondo del pallone impazzito, non soltanto in Italia, ma in Italia ancora di più, perché eravamo pronti a gustarci un intero weekend che sarebbe culminato con il big match dello Stadium a Torino tra Juventus ed Inter, e invece pensate un po', sabato intorno alle 12:30 abbiamo avuto il Niet, la Lega Calcio che dice non si può giocare più di mezza Serie A, la Serie C è paralizzata tranne che per il girone C. Insomma, dobbiamo quasi dire grazie noi in Puglia e Basilicata che si possa oggi parlare dopo una domenica di calcio giocato, che è quello che poi è il vero protagonista di E che calcio. E noi oggi lo faremo come sempre in vostra compagnia. Tra un po' vi dirò come potrete intervenire, ma avrò non uno ma due capitani del Bari che fu, ma soprattutto due professionisti in campo e fuori capace di educare al calcio, al pallone che rotola. Il primo è in mia compagnia, ve lo posso svelare, alla mia sinistra, capitano Giorgio Detrizio, benvenuto. Ciao Massimiliano, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Allora Giorgio, innanzitutto una domanda banale, ma tu te lo saresti mai aspettato di commentare una non giornata di campionato a livello quasi internazionale? Beh, è una situazione un po' strana comunque, perché c'è questo virus in giro e giustamente se poi ci sono più casi al nord, come è successo, magari sono anche misure giuste quelle che sono state adottate. Ecco, dici bene, il problema fondamentale è che c'è stata quasi una sorta di demarcazione, zone rosse, zone gialle, il lavoro della protezione civile, il lavoro del ministero e soprattutto, consentitemi di dire, visto che io mi occupo anche attraverso Grazie Dottore, la salute per davvero, del racconto dei camici bianchi e verdi, cioè medici, Giorgio, infermieri, operatori, certo, sociosanitari, loro sì che sono sempre in prima linea, però in quest'Italia a macchie, mi viene quasi da dire, e con il termoscanner sembra quasi, diciamo, strano raccontare di tifosi di Bergamo che non ce ne vogliano, erano comunque in una zona più vicina a Lodi di quanto, certo, potesse essere il contrario, cioè di un eventuale, ecco, li stiamo vedendo, di un eventuale Atalanta-Lecce, beh, scendere liberamente, mentre nel frattempo 6 partite su 10, compreso Inter-Juventus, Juventus-Inter, sono destinate addirittura a essere rimandate senza una data. Hai sentito le polemiche, sì, di Marotta, le polemiche di Agnelli che chiama il ministro Spadafora e soprattutto la frase di Liverani, allenatore che è sempre molto equilibrato, il quale ha detto forse sta tornando il lato oscuro del calcio, non dimentichiamoci il 2006 con Calciopoli. Ma non credo proprio, perché poi alla fine questa situazione si è creata piano piano, poi abbiamo visto che è diventata allarmante, quindi sono stati costretti a prendere queste decisioni. Io dico meglio comunque seguire ciò che ci viene detto, perché ognuno dopo la situazione la vede a proprio vantaggio, quindi l'Inter magari che non voleva giocare ha approfittato forse del momento per non giocare, la Juve d'altra parte ha protestato per tutto ciò che è stato fatto, insomma. Insomma, c'è sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma voi come la pensate, amici a casa, o che siete magari in auto, rigorosamente fermi, mai guardare il cellulare mentre siete alla guida, abbiamo l'opportunità, come vedete dalla nostra grafica, di farvi intervenire in diretta per porre domande a Giorgio oppure per rendervi protagonisti di una riflessione.
linea WhatsApp, linea Facebook. Tra qualche istante, anche li abbiamo già visti i tifosi dell'Atalanta, ma tra qualche istante entreremo nel racconto vero di quello che sta succedendo. Io già dal touchscreen, lo sto vedendo adesso da ansa.it, Giorgio, stiamo verificando che la Lega di Serie A, che tra l'altro ha un presidente nuovo di zecca da meno di 2 mesi, ha ufficializzato il rinvio del Monday Night Match, cioè del Samp Verona, al 13 maggio. Ecco, la cosa che lascia un po' impressionati è questo sfalsamento delle partite che andrebbero giocate a febbraio, 3 mesi dopo. Immagino che un amico comune che si chiama Antonio Conte non l'abbia presa affatto bene, perché avrebbe approfittato di un momento, si dice, non di piena forma della Juventus. Soprattutto avrebbe giocato nel suo vecchio stadio, lo Stadium, senza i tifosi della Juve. Ognuno, dicevi, la vede a modo suo, ma il fatto che venga spostato tutto addirittura di 2 mesi e mezzo può effettivamente falsare il campionato. No, ma dico, fra 2 mesi siamo usciti dall'emergenza. Ecco, perché qua, bravo, bravo. Voglio dire, il problema è a livello mondiale. Non è che la Lega decide che poi magari fra 2 mesi il virus non c'è più, è superato. Quindi, secondo me, dovevano fermare i campionati, ma prendere proprio una decisione drastica. Tutti i campionati, dopodiché iniziare a ragionare sul momento, quindi non dare delle date e vedere un po' l'evolversi della situazione. Allora, noi abbiamo avuto, dicevo all'inizio, comunque la fortuna di commentare una domenica di calcio, e che calcio con la doppia C, proprio perché girone C della Serie C, una domenica, Giorgio, che ha sorriso soprattutto alle 3 squadre Appulo Lucane che stanno inseguendo il sogno promozione o diretta o attraverso i playoff. Noi abbiamo, come sempre, raccontato nei nostri telegiornali da ieri sera, nei servizi, quello che è accaduto in modo particolare allo stadio San Nicola, allo stadio Viviani di Potenza, ma soprattutto quello che è accaduto al Granillo di Reggio Calabria. Te l'aspettavi l'esplua del Monopoli? Beh, sì, perché comunque il Monopoli è una squadra che corre, squadra di giovani, molto motivata, con Beppe Scienza che è un allenatore vero, è un allenatore che conosce la categoria e quindi sa anche preparare le partite. Quindi sì, pensavo che il Monopoli sicuramente potesse fare un risultato positivo. Sarà protagonista anche Beppe Scienza ai microfoni di Ecche Calcio, ma intanto riavvolgiamo il nastro, andiamo a sentire due protagonisti diretti di un pomeriggio per nulla facile al San Nicola, dove di fronte a 11.000 e passa spettatori, che sono sempre, come dire, pronti a dare il proprio supporto in casa e fuori, nonostante l'emergenza del coronavirus, beh, Vivarini e Perrotta sono stati protagonisti di una nuova domenica nella quale il Bari è riuscito non solo a trovare il bottino pieno, ma a superare un avversario davvero ostico come quello allenato da Eziolino Capuano. Andiamo a sentire l'allenatore del Bari ed il suo difensore goleador. Oggi sono contento per un aspetto, perché abbiamo parlato tanto in questa settimana che cosa ci ha fatto perdere, cioè ci ha fatto pareggiare un po' di partite. Dovevamo acquisire un po' di mentalità operaia, dovevamo essere un pochettino più cinici, più attenti al gioco sporco. Dobbiamo essere capaci anche di accettare il gioco sporco e di essere efficaci. Mi è dispiaciuto tanto il gol che abbiamo preso, perché lì è stato un attimo di momento di rilassamento, ci siamo fermati un attimo e quindi... Ma però poi mi è servito proprio per verificare quello che avevo visto in settimana. Bisogna migliorare sotto quell'aspetto lì, perché noi siamo una squadra che tutti sanno tecnicamente molto forte, che tatticamente sta bene in campo, però non dobbiamo essere una squadra borghese, dobbiamo essere più una squadra operaia, e allora le cose andranno bene. Sono contento per il gol, sono felice della vittoria, e, diciamo, sotto il punto di vista di offerenza sono contento anche per quello, perché comunque siamo stati bravi a restarci tutti con la testa e soffrire tutti insieme e portare a casa il risultato, che era la cosa più importante dopo 2 pareggi che avevamo fatto fuori casa. Quindi siamo andati un po' meno sul livello tecnico e più sul livello di testa, sul livello di portare a casa il risultato, e sono felice anche per questo. Noi da qui alla fine vogliamo sempre vincere, perché comunque vincere ti aiuta a vivere la settimana al meglio e rilassarti, perché comunque diciamo, è la cosa più bella di questo sport, quindi noi giochiamo sempre per vincere e speriamo di farne ancora tante. Ma che bello vedere un difensore che segna, e che bello vedere un altro capitano del Bari che fu sempre nei cuori dei tifosi, anche dei bambini dell'epoca, perché io ero un bambino all'epoca, caro Carletto Perrone. Ciao, come stai? Ciao, ciao Max,
Bene, molto bene, grazie. Senti, al mio fianco c'è un capitano che ha... Io ho un sale e pepe, lui invece ha portato direttamente il capello di Richard Gere dopo Pretty Woman, insomma. Si chiama Giorgio De Trizio, non so se ti dice qualcosa, se ti dice qualcosa questo nome. Ha qualche problema di ritorno forse, Carletto? Insomma, in attesa di... Ecco, adesso ci senti, giusto? Adesso ti sento, stavi per... Stavo per introdurre un capitano che ha i capelli di Richard Gere dopo Pretty Woman, un tale Giorgio De Trizio. Non è riconosciuto, no, sono diventato un capitano, più poteva essere solo lui. Ecco, il capitano del Bari, Giorgio De Trizio, che ha compiuto gli anni 2-3 giorni fa, quindi gli faccio ancora gli auguri. Li ho Grazie, fatti Carletto. In privato, ma glieli faccio pubblicamente. Carlo, a noi piace molto questa atmosfera da cucina, homemade, nella tua cucina di Padova. Forse ti abbiamo anche fatto rimandare un attimo il momento del pranzo del lunedì, ma abbiamo iniziato la puntata... Abbiamo iniziato la puntata con le immagini dei tifosi della tua Atalanta, perché non ci scordiamo che hai scritto un pezzo di storia anche nerazzurra, col termoscanner allo stadio di Via del Mare. Ma che Italia è questa? Ma guarda, noi stiamo vivendo in un incubo e la città, devo dire, di Padova sta reagendo molto bene, però vedo gente preoccupata, gente che c'è stata una comunicazione disastrosa dall'inizio che ha complicato quello che già era comunque un problema grave, ma non così grave da comportare tutta una serie di errori che sono stati fatti e che continuano a fare in tutti i modi, perché la gente non ha chiarezza, non sa cosa deve fare, soprattutto non capisce perché il virus possa attaccare fino alle 18, dalle 18 non può più attaccare, può attaccare solo la Serie A, ma la Serie C invece può giocare, si possono tenere aperte le palestre ma non si può andare al cinema, tutta una serie di cose che fa veramente confusione e molti che non magari... non reagiscono nella maniera giusta, che è quella di vivere serenamente come gran parte della città di Padova sta facendo. Dici bene, perché io anche attraverso le tue affermazioni via social mi sono reso conto che quello che era, come nel caso di Giorgio, un grande calciatore degli anni 80 e 90 è attualmente anche un dissipatore positivo, un seminatore positivo, non solo di positività in senso stretto, ma anche di tranquillità. È un momento nel quale l'Italia, anche del pallone, ha bisogno di messaggi distensivi. Però sapete cos'è successo, capitani cari? Che un messaggio per nulla distensivo lo ha dato a fine partita a un suo calciatore, Eziolino Capuano, che Giorgio mi dicevi è stato tuo compagno a Coverciano. A Coverciano siamo stati un anno insieme. Lui è un fenomeno nella comunicazione, nel vero senso della parola. No, è una persona molto intelligente ed è un bravo allenatore. Ed è un bravissimo allenatore. Allora, Carletto, che cosa è successo ieri? Non so se hai avuto modo di vedere il secondo gol del Bari proprio di Perrotta. Si aspettavano tutti una punizione da lontano, dai 30 metri, con una botta di prima da parte di Costa, e invece Laribi ha scodellato per Antenucci l'ha messa al centro al volo, Perrotta facile ha gonfiato la rete. Beh, Eziolino Capuano non l'ha presa per niente bene e non la manda a dire, in particolare al suo difensore che ha sbagliato il movimento. Ascoltate un po'. L'orgoglio di aver messo in campo 6-7 under e giocarcela mettendo paura al Bari, voglio dire, perché poi mi sembra che il nostro portiere non ha fatto una parata. Secondo gol sono molto arrabbiato. Sono arrabbiato, sono deluso, perché è un gol che non possiamo prendere, in quanto lo avevamo preparato per 3 giorni consecutivi più il video stamattina. Lì bisognava scappare, il portiere ha messo 3 uomini in barriera, abbiamo fatto una cagata enorme, e chi ha sbagliato sicuramente pagherà, perché gli errori di attenzione non vanno fatti. Uno può sbagliare una partita, può sbagliare gol, può sbagliare tutto, l'errore tecnico, però regalare quel gol non va bene, anche perché penso che siamo venuti qui, abbiamo fatto una grossa partita sotto il profilo tattico, del palleggio, della distribuzione. Onore e merito al Bari nella maniera più assoluta e al proprio allenatore, però dà fastidio perdere in questo modo. La mia arrabbiatura nasce da quel gol preso, dove chi ha sbagliato mi dovrà dare molte molte spiegazioni e probabilmente difficilmente vedrà più il campo. Ecco,
l'hashtag testuale virgolettato è Nakakata, proprio con le K. Io spero che sia così, spero che sia giapponese e Zolino Capuano non la manda a dire. Ma Giorgio, un allenatore può alla fine anche a botta calda raccontare ai cronisti che quel calciatore ha finito di giocare almeno quest'anno? No, non lo può dire assolutamente. Cioè, allora, lui non vuol mai perdere. Quando perde la colpa non è mai sua, e se perde perché aveva 7 under in campo e il suo calciatore ha fatto il K con il K. Ecco, allora Carletto, hai avuto mai allenatori che a fine diciamo partita si presentavano magari a 90° minuto a tutto il calcio e per un errore che magari avevi fatto tu o un tuo compagno li mandavano a puntini, cioè in zona WC, in zona VC? No, anche perché come sai io non sbagliavo mai, quindi... Bravo, quel ragazzo! impossibile. Ma sono personaggi che purtroppo gli danno modo di potersi esprimere, gli danno modo anche di poter allenare. Io non ho niente contro Mister Capuano, ma non mi piace per niente quello che fa. Ha finito una partita, i panni sporchi si lavano nello spogliatoio, prendo il giocatore, se ha fatto questo errore glielo dico, glielo faccio capire, ma sembra un po' scaricarsi di responsabilità in maniera inutile. Io credo veramente che siano messaggi sbagliati che un allenatore non deve mai fare. Io da allenatore assolutamente non mi permetto di farlo, anzi cerco, piacciono molto di più quegli allenatori che danno propositività, che danno rinforzi positivi ai propri giocatori, e invece di scaricare su di loro tutte anche le proprie responsabilità. Io vi ho presentato in anteprima, tu non eri ancora in collegamento, come educatori al calcio. Infatti Remo da Manfredonia, dal nostro contatto WhatsApp, chiede per Carletto Perrone: come giudichi il livello tecnico di questa Serie C? Ma scusa, perché ho un ritorno... No, dicevo, c'è un amico da Manfredonia che ti chiede come giudichi il livello tecnico sì, di questa Serie C. No, l'ho capito. Allora, ci sono alcune squadre che sono sicuramente, una di queste è il Bari, che ha nel proprio organico giocatori di qualità, assoluta qualità per la categoria. In generale vedo uno scadimento di qualità, ma anche nella serie cadetta. Credo che a Cascata, avendo fatto delle rose molto ampie in Serie A, a Cascata le altre categorie abbiano subito, soprattutto sul piano tecnico, una involuzione. E ci sono alcune squadre che comunque sono a Vicenza, per esempio qui al nord, nel girone Beach, ci sono altre squadre che sono attrezzate, hanno buoni giocatori, ci sono formazioni che sono, non dico impresentabili, ma che hanno veramente molte carenze sul piano tecnico. Bello che gli amici che Bari faccia parte di una di quelle d'élite, sicuramente. Dici bene, Carletto, però bello che gli amici e soprattutto il pubblico di Ecche Calcio, io sono un po' orgoglioso del fatto di scremare tra quelli che sono un po' alla Eziolino Capuano anche dal punto di vista del tifo e quelli che invece si concentrano sul lato tecnico anche oltre il risultato. Giorgio, Pino da Bari ci scrive: per il mitico capitano Giorgio Detrizio, ma ti piace come gioca il Bari? Cioè, al di là dei 24 risultati consecutivi, del fatto che sia seconda, ma il calcio che produce Vivarini con i suoi, a te piace? No, devo dire la verità, non mi piace per niente. Il Bari è una squadra che comunque in questo momento deve andare a vincere dappertutto, soprattutto se vuoi arrivare primo. Fuori casa il Bari non va bene, perché comunque la Regina, pur essendo una buona squadra, però sta lasciando diversi punti per strada. Il Bari, se vuole vincere il campionato, dalla prossima partita in poi deve almeno cercare di vincere, di prendere i 3 punti, altrimenti saranno play-off, che ovviamente poi è un terno all'otto. Voglio dire, puoi incontrare squadre, come ha detto Carlo, che ne so, Vicenza, Padova,
credo Reggiana anche, certo, che sono molto ma molto attrezzate. Senza dimenticare che sicuramente blindare la seconda o la terza o la quarta posizione è un obbligo a questo punto del campionato, però Carlo lo sa bene, questo tipo di meccanismo dei playoff farà sì che i secondi, i terzi, i quarti debbano anche aspettare dalla settimana ai 15 giorni per giocarsi poi il match diretto, quindi bisogna mantenere alta, vero Carlo, l'asticella dell'attenzione e della tensione, bisogna allenarsi senza la partita e senza sapere neanche l'avversario sino agli ultimi giorni. Sì, non c'è dubbio che è un campionato a parte. Sì, se dovesse poi andare ai playoff, come diceva Giorgio, diventa un terno al lotto proprio per la difficoltà. A volte sono state promosse delle squadre che sono arrivate più indietro nel girone della regular season e che poi sono entrate in forma proprio nell'ultimo periodo. Mi ricordo il Como un anno che fece fuori tutte le squadre più attrezzate proprio in virtù di questa tenuta atletica che esplose proprio nel periodo pre-estivo. Per quello che riguarda poi invece io non darei ancora per morta la possibilità di arrivare primo, anche se 7 punti sono tanti, perché con i 3 punti le rimonte sono possibili, a patto, come diceva Giorgio, che fuori casa il Bari cambi passo. Dici bene, con i 3 punti, ma che Bari era e che campionati erano negli anni 80, quando invece la vittoria valeva 2 punti e quando, se la vostra squadra ha perso o ha vinto, bisognava festeggiare alla fine sempre con il solito brandy alle 4:30 del pomeriggio della domenica. Io me lo ricordo, uscivo con mio papà e mio fratello dallo stadio della Vittoria, che è proprio a 2 passi dai nostri studi di TRM H24, e bisognava comunque prendere questo brandy. O avesse vinto o avesse perso, da bambino pensavo che l'unico modo per festeggiare fosse ubriacarsi. Noi invece ci ubriacheremo di buona lettura, perché come stiamo per vedere dalle immagini di Salvo in regia oggi, tramite un carissimo amico Franco Egidio e l'ottimo Massimiliano Ancona, collega, mi ha omaggiato di una copia bellissima di La Bari dei Baresi e altre storie, 10 anni senza Catuzzi, il profeta della zona. Insomma, si parla di un maestro di calcio, in modo particolare penso un maestro che abbia cambiato la storia umana di Giorgio Detrizio. Chi era Enrico Catuzzi in 30 secondi? Lo raccontiamo ai nostri amici a casa più giovani. Era un genio sotto tutti i punti di vista, sia come persona che come allenatore. Carlo mi fa col dito così, perché mi ricordo, Carlo, quando ci siamo incontrati, tu giocavi a Campobasso, tu e Fabio Lupo. Tra un po' vedremo anche il momento Panini tuo e di Carletto. Abbiamo giocato contro, tu ci hai dato una bambola. A quel punto, dopo la partita, Catuzzi mi chiese: ma tu che ne dici di Perrone e Lupo? E io dissi, per l'anno dopo ovviamente, certo, diciamo che sono stato il maggior sponsor di Carlo, proprio perché mi ha puntato un paio di volte, volevo menarti ma non ci sono mai riuscito, a dire il vero non ci sono mai riuscito. Sai cosa scrive Massimiliano Ancona nella sua prefazione? Le vittorie rimangono sugli almanacchi, questo lo scriveva il buon Fabrizio Tanzilli, lo spettacolo resta nella memoria. Quel Bari di Catuzzi è arrivato ad un passo, allora, con tutti i giovani e soprattutto tanti baresi, ad un passo dal miracolo. Ci si ricorda del Bari di Catuzzi, ci si ricorda del Bari della memorabile stagione fallimentare, perché eravamo, sì, quasi arrivati a 2 passi, quasi Catuzzi, quanto il Bari di Fascetti, il Bari, allora, di Salvemini. Io dico sempre questo, che Catuzzi non ha mai vinto niente a Bari, però tutti ricordano quel periodo. È come se fosse l'Olanda di Cruyff, la Germania di Beckenbauer, il Bari di Catuzzi. Sono anni che rimangono nella storia, perché vissuti in maniera intensa in quel periodo da tutti noi di Bari. Periodo molto particolare, tra l'altro, perché la disamina di Massimiliano Ancona è allargata anche a quello che accadeva nella cronaca nera, nella cronaca giudiziaria, nella vita di ogni giorno. Insomma, un manuale del riavvolgimento del nastro consapevole che va dal calcio sino all'Italia che fu, imperdibile nelle librerie da WIP Edizioni. Ma Carlo, questo signore qui accanto, noi abbiamo visto il gol di Perrotta ieri, difensore ad 1 metro dalla porta, ma questo signore qui accanto invece riusciva a fare dei gol su punizione da centrocampo, riusciva a fare dei gol anche lui in mezza rovesciata Udine. Guarda, non ti dico nulla, il tuo parere tecnico lo voglio dopo che abbiamo fatto vedere anche a chi è nato in periodi postumi, come si dice in maniera forbita, perché Giorgio Detrizio, ma sotto porta dava un sacco di fastidio ai difensori avversari. Mi raccomando, Carlo, prepara. Adesso
adesso lo andiamo a vedere. Vediamo i gol di Giorgio De Tizio. No, non faccio fatica a fare i complimenti a Giorgio, ma sul piano tecnico, tattico, non spendo neanche due parole perché l'avete visto tutti della sua grandezza. No, non spendere, aspetta, facci rivedere questo momento di goduria assoluta per tutti quanti ma noi. La grandezza di Giorgio, che era un vero capitano fuori dal campo, perché quando tu arrivavi, come me, magari dal nord, non conoscevi bene la situazione, certo, la baresità, lui te la faceva capire immediatamente, ti metteva a tuo agio, era il vero fulcro per costruire uno spogliatoio, che è la vera arma per le vittorie, si crea lì. Poi c'è la bravura di un genio, come diceva Giorgio, che era Catuzzi, un uomo fantastico. Io credo che il calcio italiano abbia perso un maestro troppo presto, un grandissimo maestro, dici ma bene, soprattutto l'Italia ha perso una persona meravigliosa. Dici bene, andiamoci a vedere allora chi era Giorgio De Trizio, non nella sua area, anche se io ho isolato un momento bellissimo, sempre bene, di quella partita di Udine dove c'è anche un tuo salvataggio sulla linea. Come giocava Giorgio De Trizio nell'area avversaria e se segnava Giorgio? La pelle d'oca a me viene perché mentre vedevamo i gol Giorgio si rivedeva quello con Lecce, questo sì che è bello, è straordinario per chi quelle cose le ha vissute su quegli spalti. Giorgio, stiamo per rivederti alle prese con il momento Panini, il nostro momento Panini. Racconta in qualche immagine, in qualche frame, una carriera fatta soprattutto di Bari con quasi 300 presenze e con quella maglia, 9 stagioni, però c'è stato il Messina, c'è stato il Pescara, c'è stata la Fidelissandria, insomma c'è stato un altro calcio. C'è stato anche il Bitonto. Ma abbiamo terminato con la tua foto con la United Sly. Ti do 20 secondi per anticiparci una cosa. Oggi si può insegnare calcio, visto che tu sei responsabile del settore giovanile, ai ragazzi che vanno di PlayStation, internet e chissà, immaginano un futuro pieno di veline ed euro? No, si può fare, perché almeno nella nostra scuola calcio tutti vengono con entusiasmo, si vogliono allenare, partecipano allegramente alle sedute di allenamento, quindi c'è materiale, non stiamo trovando grosse difficoltà. Ed è un bellissimo progetto quello che stai seguendo con la società del presidente Danilo Quarto. Ah, io vedo sempre delle foto improponibili in cui avevate dei tagli di capelli straordinari, Carletto, ma dopo la pubblicità veniamo da te, perché anche tu onestamente il momento Panini lo devi superare e dobbiamo vedere dalle righe rosse e blu del Campobasso a quelle invece del Bari, che non erano a righe ma erano bianche e rosse, se supererai il test del momento Panini. Per noi intanto time out, ci vediamo presto, state lì. Eccoci qua, noi siamo sempre in presa diretta, ben ritrovati amici di Ecche Calcio, rigorosa live in un pomeriggio in cui parliamo del calcio che sarà,
del calcio che è, un po' paralizzato, ma quanto ci piace anche rivivere i momenti belli del calcio che fu. E nel calcio che fu, verso la fine degli anni 80, lo ha detto Giorgio De Trizio, anche grazie alla consulenza con l'ottimo Enrico Catuzzi, compianto allenatore d'altri tempi, beh, lui vide questo giocatore del campo basso, aveva la maglia numero 7 all'epoca, sì. Che, come ha detto prima Giorgio, insomma, era imprendibile. Con un dribbling e un assist riusciva poi a presentarsi di fronte al portiere del Bari e anche a gonfiare la rete, sino a quando Carletto Perrone non è arrivato proprio a Bari. E Carlo ci ha ricordato che Giorgio è stato fondamentale anche per una fase di ambientamento del giovane Carletto Perrone dei tempi. Ma Carlo Perrone com'era in campo? Anche in questo caso, grazie ai potenti mezzi della rete, ecco Carlo che è utile internet se usato bene, si riprendono pezzi di memoria e si rivede un giocatore che, signori miei, andiamo a capire chi era Carlo Perrone. Calcio di sostanza, mi verrebbe da dire, lo vedete qui, Giorgio, come si pronuncia? Quandamos. Quandamos. Eh sì, perché in un calcio di sostanza c'è gente che invece va di fino, che parla in maniera tecnica, che fa il talent, che fa l'opinionista. Insomma, De Trizio e Perrone lo avete visto in questo momento, vi faccio vedere anche la nostra maglietta, la nostra t-shirt e che calcio che gli ospiti chiaramente ci firmano a fine puntata. Te ne mando una su a Padova, anzi un paio su a Padova, così almeno cerchiamo di portare un po' di sana Puglia, anche di sana Basilicata in terra veneta in un momento particolare. Carlo, abbiamo rivisto un po' di tue azioni. Giorgio, mentre le rivedeva, soprattutto c'è stata un'azione nella quale fuggivi sulla fascia destra, hai fatto un dribbling a centrocampo, ha detto no, non lo prendono più, la stava rivivendo in tempo reale. Sì, non l'ho visto, ma mi fido di quello che dite. Allora, visto che ti fidi, io ti racconto com'è il tuo momento Panini, perché stiamo per rivedere le tue figu del tempo. Ripeto, io sono stato fortunato testimone, sicuramente un calciatore che veniva da Campobasso, che ha approdato poi a Bari, ma che ha fatto la storia anche dell'Atalanta e dello stesso Padova. Che cosa c'è di differente oggi nell'educare al calcio un 14enne e un 15enne rispetto a quando tu e Giorgio avete avuto i primi contatti con i vostri scopritori? La fame che avevamo noi e che questi ragazzi molto spesso non hanno, soprattutto quelli più talentuosi tendono un po' a prendere le cose negative dei loro idoli che vedono in TV, non capendo invece che è tutto frutto del sacrificio, dell'impegno, della determinazione che si mette giorno dopo giorno per migliorarsi. Anche chi ha grandi qualità, se non le affina, se non si impegna, non può arrivare a certi livelli. Quindi è quella cosa più importante da fargli capire ai ragazzi, è questo. E poi, dando l'esempio, nel caso di Giorgio, credo che non possano essere messi in mani migliori i ragazzini. Perché oltre ad essere un allenatore, un giocatore, è stato un giocatore fantastico, che nel ruolo ha saputo essere tra i più grandi, è un uomo che sa insegnare i veri valori della vita.
Ecco Carlo, dici bene, io ho il tuo profilo dagli amici di solobari.it perché negli almanacchi restano le cifre e i risultati, 71 stagioni, in una sei stato anche penalizzato in quella 88-89 con appena 6 presenze e un gol in Serie B, ma poi sei arrivato in Serie A, hai segnato anche i tuoi 2 gol, ma degli 11 gol che sono indicati all'interno dell'almanacco, probabilmente il più importante è fuori da questa diciamo classifica, da questa graduatoria. È il più importante, caro Carlo, lo riviviamo oggi a distanza di, beh, a distanza di 30 anni. Era il maggio 1990, si giocava l'ultima partita ufficiale allo stadio della Vittoria, quindi Giorgio a meno di un chilometro dai nostri studi, e in quella sera il Bari incrociava il Genoa e per la prima e purtroppo sino ad ora unica volta nella sua gloriosa vita ultracentennale quel club ha sollevato una coppa, un trofeo internazionale al cielo e lo ha fatto Capitan Perrone. Non mi credete? Allora credete alle vostre orecchie e ai vostri occhi. C'è Gianni Cerqueti in un remind urgente per tutti i tifosi, non solo del Bari. Ascoltiamo. Gerson di prima per Scarafoni, ancora il brasiliano. Terracenere. È regolare la posizione di Perrone. Indisturbato, entra in area, a sinistra c'è João Paulo, Perrone, pallonetto e rete. Bari in vantaggio, undicesimo minuto e mezzo del primo tempo, ha segnato Perrone. Ci sono le proteste del Genoa nei confronti dell'arbitro e del guardaline. Intanto rivediamo la giocata morbida di Perrone che sull'uscita di Braglia non ha avuto difficoltà. Il grido di gioia dei tifosi del Bari, per la prima volta nella sua storia il Bari conquista un trofeo internazionale e arriva a Capitan Perrone, diventato capitano dopo l'uscita di Terracene nel primo tempo. Per il Bari un momento di tripudio accompagnato dal boato e dall'applauso dei presenti allo stadio della Vittoria. Per i tifosi del Bari che pure speravano di poter assistere a questa finale nel nuovo impianto, nel prestigioso, almeno così è destinato a diventare, Stadio San Nicola, c'è almeno questa consolazione. L'addio al vecchio stadio con un trofeo, con la Mitropa Cup. Giorgio, tu avevi lasciato quella squadra in Serie A, poi il calciomercato sì, ti ha portato a Pescara, però sicuramente quella sera eri di fronte al televisore per vedere il tuo Bari che sollevava quella coppa, l'ha sollevata grazie a Carlo Perrone, ma molti anni prima di Totti, il cucchiaio barra cucchiaino l'ha inventato lui, perché abbiamo rivisto il gol contro il Genoa. Beh, Carlo, bravo Max, meno male che sei accorto. Carlo, no, solo per dire due cose, che è un calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero, perché è completo, è un calciatore di carattere, poi pure non essendo molto alto, di solito quelli diciamo con la sua struttura sono veloci, rapidi, agili, lui era potente, cioè lui partiva in contropiede, non lo prendevi più, tornava a dare una mano e faceva anche il terzino, poteva giocare a centrocampo, sono quei calciatori che sanno fare tutto e che sono dotati di qualcosa in più rispetto agli altri. Insomma, ecco, insomma Carlo ti sta dicendo che tornavi molto di più di un certo Pietro Maiellaro a marcare, anche a dare una mano in difesa. Ma beh, no, ma sai, era un calcio che iniziava comunque a richiedere certe caratteristiche da parte dei giocatori, anche quelli più che avevano più talento e anche bravi tecnicamente, dovevi imparare, dovevi dare una mano. Io ero comunque un generoso, probabilmente un po' di nel calcio che stava iniziando ad arrivare serviva anche la fase di non possesso, perché il calcio è fatto di due fasi, come insegna Giorgio, che è la fase di possesso e la fase di non possesso. Tu non puoi giocare a calcio se fai soltanto una fase. Eh beh, certo, bisogna stare sempre attenti anche quando non si ha il pallone tra i piedi. Una domanda al volo da parte di Gianluca, la rivolgo in modo particolare a Giorgio. Ciao Max, mi sembra che la generazione dei baresi d'oro dei tempi di Catuzzi sia stata estromessa dal progetto del settore giovanile del Bari. Pensate sia stato un errore? Cioè, Giorgio, in altre parole, l'amico Gianluca ti chiede, ma contatti col presidente De Laurentiis, tu o piuttosto altri che hanno scritto la storia di questo glorioso club, li avete avuti o è un progetto a venire?
Allora, noi, io dopo ho allenato nel settore giovanile per più di 20 anni, dopo il fallimento ovviamente poi è arrivato De Laurentiis come presidente, hanno rifondato tutto e nessun ex calciatore del Bari è rimasto nel progetto. Possiamo dire però, che è un errore al quale poter porre rimedio, un errore involontario magari, anche perché questa è una società che è partita di slancio, non ha avuto neanche il tempo, ricordiamolo, due stati alla fa. Alla fine di... se tu ami il calcio, cioè il Bari è il Bari, cioè, diciamolo subito, perché lavorare con il Bari ti dà una marcia in più. Però ecco, io quest'anno sto lavorando con la SLAI, che è una squadra di Bari, quindi certo, porta i colori di Bari, e speriamo di arrivare a certi livelli, perché abbiamo dei programmi ambiziosi con un presidente che vuol portare, come dicevo prima, questi colori ai livelli altissimi. E d'altronde, perché non credere che il Bari, che si chiama oggi SSC, è ripartito comunque dalla Serie D, è una realtà analoga che parte addirittura dalle categorie inferiori, dalla terza categoria ed ha vinto anche ieri ed è vicinissima al grande traguardo della promozione in eccellenza. Un altro amico a casa che ci scrive, addirittura si premura, non ti dimenticare di leggermi con l'occhiolino, assolutamente no, Cristian da Santo Spirito, il riferimento lo faccio anche a Carletto Perrone, dal mio punto di vista è stata una bella partita, a parte quei 10-15 minuti di sofferenza, non mi è piaciuto Eugenio D'Ursi, nonostante sia partito dalla panchina, l'ho visto troppo assente in campo. A questo punto perché non dare fiducia a Costantino invece di tenerlo in panchina a vita? Carlo, in realtà i tifosi, anche per l'obbligo degli under, che è un obbligo virtuoso se vogliamo della Serie C, a questo punto del campionato, forse spinti dallo stesso pensiero di Giorgio De Trizio, questo è un Bari che non perde, sa vincere, ne pareggia diverse, però non entusiasma nel gioco. Allora a quel punto l'amico Christian chiede: ma perché non vedere facce nuove anche in chiave playoff? Magari è il momento di sperimentare? Ma insomma, no, è il momento di sperimentare assolutamente no, ma il mister ha a disposizione i suoi giocatori giornalmente, quotidianamente, quindi saprà sicuramente tirare fuori i migliori e mettere in campo quelli che durante la settimana gli danno più motivo per essere più tranquillo in panchina, ammesso che si possa essere tranquilli in panchina. Quindi fatto. Credo nel lavoro di Vivarini, i risultati sono dalla sua parte, anche se effettivamente forse sul piano più mentale che tecnico qualcosa fuori casa va rivisto, forse va interpretato in maniera un pochettino più spavalda la trasferta, anche se mi rendo conto che il girone è molto difficile, ci sono campi dove è difficile ottenere il risultato, però serve un cambio di registro fuori casa, rischiare qualcosina di più e portare a casa i 3 punti. Carlo, dici bene, serve cambiare marcia, serve avere anche un po' di confidence, come dicono oltre manica, per le partite in trasferta, ma sicuramente oggi non possiamo non celebrare chi ha fatto proprio di questo input nelle ultime settimane, nell'ultimo mese e mezzo, Giorgio. 6 trasferte consecutive, 6 vittorie per un calciatore. Ecco, abbiamo un centrocampista virtuoso come Carletto da una parte, un difensore coriaceo, ma anche Beppe Scenza, quando giocava, e se giocava a centrocampo non la mandava a dire, riusciva anche un a segnare professore. Qualche... È un professore, bravissimo, un allenatore in campo. Ebbene, Beppe Scenza al Granillo ieri nel dopopartita, ascoltate un po' come ha reagito ad un complimento assolutamente concreto, reale, disinteressato di un collega calabrese. Ascoltiamo la disamina della sua vittoria al Granillo di Reggio Calabria. Mister, i più sinceri complimenti per qualità, per proposta di gioco, di gran lunga questo Monopoli, la migliore squadra vista quest'anno a Reggio Calabria, e ti chiedo se dopo questa partita quanto aumenta la consapevolezza su un secondo posto che a questo punto, giocando così, può diventare non un sogno ma un obiettivo reale e concreto. Grazie. Grazie intanto, ma la bravura è stata quella nel primo tempo di reggere la veemenza, l'aggressività della regina, che oggi secondo me aveva il primo dei tanti match ball a disposizione. Poi dopo, bisogna essere onesti, l'episodio dell'espulsione ha cambiato le cose, noi abbiamo avuto molta pazienza, non ci siamo fatti prendere dalla frenesia, cosa che ci è capitata altre volte, ma con pazienza abbiamo mantenuto l'assetto di gioco e pian pianino abbiamo trovato metri su metri fino a trovare il gol. Abbiamo rischiato poco, abbiamo concesso alla più forte squadra del campionato veramente poco, quello che tatticamente siamo stati perfetti, perché
io considero sempre la prestazione contro il tipo di avversario, e questo è l'avversario che sta dominando il campionato meritatamente in testa, e io continuo a dirlo che noi tutti ci si parla, è la squadra più forte che noi abbiamo incontrato all'andata, è quella che mi ha dato la migliore impressione, e anche oggi, nonostante la sconfitta, io non credo che la Regina abbia troppo da recriminare. Capita a volte di trovare una squadra in palla, e noi oggi eravamo molto in palla. Siamo una squadra pericolosa comunque, che in queste partite con spazi da attaccare siamo stati bravi. E secondo posto, io credo che è giusto con la nostra solita umiltà i primi tre posti puntarli a questo punto, perché cambierebbe tantissimo arrivare nelle prime tre, no? In ottica playoff, salti dei turni pericolosi, e noi siamo testimoni di quanto i primi turni di playoff siano pericolosi. E abbiamo degli avversari fortissimi, molto potenti in tutti i sensi, e noi dobbiamo tenere duro, però è giusto anche provarci a questo punto. E beh, lo vedete, nel nostro 1-2-3, oggi sicuramente sul podio più alto, con le braccia levate verso il cielo, c'è Beppe Scienza. Carletto, ci racconti com'era Beppe Scienza in campo e cosa ha portato del suo essere calciatore metodista come allenatore? Ma io non ho visto allenare le sue squadre, ma ho fatto il corso allenatori con lui e l'ho conosciuto quindi anche fuori dal campo durante il corso di Coverciano, e ho apprezzato anche in lui grandi doti umane. Io credo che le doti umane vengano molto spesso prima delle doti, delle capacità tecniche, sulle quali, credimi, siamo un po' tutti in Italia, non è che c'è chi conosce meno la difesa a 4, la diagonale difensiva, il pressing o i vari moduli, difesa 3, difesa 4. Il calcio è molto semplice, serve però la capacità di trasmettere, farsi accettare dai propri giocatori, che è fondamentale, e poi essere semplici, e credo che la grande dote di Beppe Scienza sia in campo sia come allenatore sia la semplicità. Lui in campo faceva le cose semplici, era un giocatore molto geometrico, molto, non sbagliava mai la scelta di gioco da fare, e aveva questa grande capacità di legare i passaggi in un calcio che quasi sarebbe ancora adesso, in questo calcio, il giocatore giusto per qualsiasi squadra. Dalla Serie C, ma da uno come Beppe Scienza che ha calcato i campi di Serie A, ad un calciatore che ha segnato ieri, ci stiamo quasi dimenticando, caro Giorgio, che è vero, buona parte della Serie A non ha giocato, ma la Lazio è prima in classifica. Poi chiaramente dobbiamo mettere in pari le partite giocate da Juve e Inter, ma questa Lazio continua a macinare non solo punti, ma anche bel gioco, e se lo fa non deve dire grazie soltanto a Ciro Immobile, ma anche a questo signore qui, a Luis Alberto, che ha segnato anche il suo primo gol del 2020. Un parere da difensore: come si marca, se si riesce a marcare, un giocatore eclettico come il fantasista della Lazio? Ma è difficile, perché lui copre quasi tutte le zone del campo, quindi veramente tipo Platini. Ecco, Platini non riuscivi a marcarlo perché rientrava e poi faceva partire i lanci di 50 metri per Boniek. Così lui sa rientrare, si sa inserire, diventa un calciatore duttile, lo puoi trovare sia in attacco che in difesa, ovviamente in un organico molto ma molto forte come quello della Lazio. E l'1-2-3 si conclude, caro Carlo, noi qui abbiamo l'abitudine di guardare quasi sempre a chi fa gli assist e non solo a chi regala i gol, e quindi veniamo in casa tua, saliamo a Bergamo, scendiamo dalla scaletta di Ore al Serio, andiamo verso il nuovo stadio dell'Atalanta, ma quanto ci piace Josip Ilicic, ma che nuova giovinezza sta vivendo questo calciatore, che già aveva entusiasmato con la maglia del Palermo, una macchina da gol, Zapata e compagni ringraziano, ma ricorda un po' un Perrone 3.0? Ma guarda, è un paragone che mi fa veramente piacere, perché ho una grandissima ammirazione per Ilicic e anche per il Papu Gomez. Sono andato a vederli a Bergamo, quando si accendono loro in un organico meraviglioso, in un contesto dove l'allenatore ha messo del suo anche sul piano proprio motivazionale oltre che tattico, è un giocatore meraviglioso, perché non va mai in difficoltà, gli raddoppiano, gli triplicano le marcature, ne esce sempre con la palla al piede, quando vanno per marcarlo la gioca di prima, giocatore meraviglioso. Posso dire la mia? Sembra quasi che si molto diverta. D'accordo sulle qualità di questo ragazzo.
È vero, Giorgio, sembra quasi che Ilicic si diverta. Ieri ha fatto una sterzata al momento del gol, che di regola fa chi ha i mezzi, ma chi ancora si diverte a giocare a calcio. È l'ambiente che poi ti dà entusiasmo e quindi ti porta a fare cose che magari in altre squadre non riusciresti a fare. Perché lui, Ilicic, è vero che è già 2 anni che sta dimostrando tutto il suo valore, ma prima non era il calciatore che stiamo vedendo ora. Con Gasperini, in quel tipo di contesto, è riuscito a far vedere tutte le sue qualità. È vero, a volte un allenatore può cambiare il destino di un calciatore, soprattutto dal punto di vista motivazionale. E solo una settimana fa, la Serie C è reduce da un trittico di partite in 8 giorni, c'era qualcuno che dalle parti di Potenza storceva un po' il naso e diceva: ma oramai Giuseppe Raffaele ha perso un po' il polso dello spogliatoio, è una squadra destinata a navigare dopo il 5º posto in classifica, le prime 4 posizioni sono blindate con la Ternana. E invece in 8 giorni, in 3 partite serrate, senza ricorrere neanche tanto al turnover, Giuseppe Raffaele e i suoi hanno fatto bottino pieno. Risultato? Gran calcio come quello espresso ieri al Viviani contro il Catanzaro e soprattutto una convinzione che se la possano giocare anche per il terzo e perché no per il 2º posto. Ascoltiamo il tecnico rossoblù al termine della nuova vittoria in casa. Siamo andati sulla scia di questi 2 successi che abbiamo avuto, grande autostima, grande impatto alla partita. Penso che abbiamo meritato ampiamente la vittoria. E niente, adesso l'equilibrio è sempre la cosa fondamentale, come ho sempre detto. Ci sono momenti in un campionato per tutte le squadre dove purtroppo non si riesce a esprimersi al 100%, e poi ci sono le risposte da parte di un gruppo solido, l'ho detto in tempi non sospetti, prima di queste 3 partite. E quindi niente, andiamo avanti, siamo contenti, abbiamo messo un grande mattoncino oggi nella nostra annata, perché per me era una partita fondamentale questa per cercare di consolidare questa posizione di classifica. La sorpresa, questo Catanzaro, il Catanzaro visto oggi. Io credo che Catanzaro sia una squadra che potrebbe benissimo lottare per vincere il campionato per le individualità che ha. Credo che oggi ci siano meriti enormi da parte del Potenza. Siamo, se non sbaglio, alla 29esima. Credo che questa squadra su 29 partite ne abbia seccate veramente pochissime. Purtroppo in quelle situazioni di partite dove potevamo con gli episodi portarli a favore nostro, e invece le ultime 2 in casa ci hanno detto no, col rigore sbagliato, 3 traverse col Riedi, anche se nella mia sempre onestà non era stata la prestazione di oggi, però. E poi con Rende, dove secondo me avevamo fatto, lo ripeto, una ottima partita dopo quella partenza subito dove siamo andati sotto, dove potevamo chiudere tranquillamente sul 3-1 e siamo stati beffati su una palla inattiva dove avevamo avuto le nostre colpe. Però, ripeto, i campionati cominciano nel precampionato, continuano dalla prima giornata e finiscono alla 38esima, quindi credo che questa Potenza, tutto si può dire, tranne che non ha fatto anche quest'anno della continuità la sua arma migliore. Beh, io sono convinto che Vivarini avrà modo mercoledì, alla ripresa dei lavori del Bari, di riproiettare per intero la partita perfetta del Potenza, perché la prossima avversaria del Bari si chiama proprio Catanzaro e, come diceva Carlo Perrone, bisogna iniziare anche a fare bottino pieno in trasferta. Bisogna farlo con la consapevolezza anche di un calcio giocato in maniera differente, ma soprattutto che calcio giocheremo e che calcio, mi viene da dire. Venite qui, amici, guardate cosa dice anche la Gazzetta dello Sport. Coronavirus, la Juve sospende l'attività dell'Under 23, giocatori in quarantena a causa del risultato positivo del test di una serie di giocatori, 3 più un collaboratore della Pianese, che erano stati gli avversari della Juventus Under 23 nella partita precedente. Insomma, siamo quasi in finale del nostro appuntamento, abbiamo avuto modo di capire che di questo coronavirus ancora sappiamo non tutta la verità, bisogna dare modo di lavorare a medici, a infermieri e ricercatori, però Carlo, mi rivolgo a te, quelle parole di cauto ottimismo e di non esagerazione, anche per noi operatori della comunicazione, diventano il dogma principale da qui a fine campionato. Assolutamente, c'è da far capire alla gente che il panico non serve e in questo caso non è nemmeno necessario, perché sicuramente i medici, tutti
In Italia siamo molto spesso ci facciamo male da soli, ma abbiamo delle forze meravigliose, della gente stupenda, che sono i medici, gli infermieri, quelli che si mettono a disposizione di questo virus, che è poco più di un'influenza, ricordiamolo, che l'unico problema che può portare è se vengono troppe persone in poco tempo, vengono contagiate, possono mettere un po' in difficoltà il sistema. Ma oltre a questo, credo che la gente debba ricominciare a vivere in maniera serena, tranquilla, avendo fiducia delle istituzioni. Soprattutto, ti ripeto, in questo momento un grazie particolare a tutti i medici, gli infermieri, ai sanitari che stanno facendo i salti mortali per portare un po' di serenità e per farci guarire e allontanare da questa epidemia. Un messaggio assolutamente da condividere. 30 secondi finali con Giorgio De Trizio. Cosa aspetta il settore giovanile dello United Sly, mentre ieri lo United Sly ha vinto per 3-0, ha momentaneamente allungato sul Manfredonia, episodio tra l'altro bruttissimo, quello che è capitato a Biceglie con un calciatore del Manfredonia che è stato colpito da un cazzotto. Anche queste sono cose che davvero qui a Che Calcio non troveranno mai un racconto se non quello della fredda cronaca. Giorgio, il futuro della United Sly passa attraverso i giovanissimi. Sì, passa attraverso la scuola calcio e il settore giovanile, quindi ci stiamo organizzando perché è il primo anno che siamo partiti come settore giovanile. Abbiamo una squadra di allievi provinciali con cui abbiamo vinto il campionato, quindi l'anno prossimo ci affacciamo ai regionali. La juniores è prima e quindi molto probabilmente abbiamo l'ultima partita domenica, sabato, possiamo passare alla fase finale. Insomma, tutto ciò è possibile? In tutto ciò, con la promozione in eccellenza, sicuramente il presidente metterà altre risorse sul tavolo. C'è bisogno di gente che ci creda, e il messaggio finale lo do dal mio touch con questa foto che prendo da Facebook, dove c'è un Carletto Perrone accanto ad una fidanzatina di quanti anni? Mi racconti in 30 secondi questo miracolo di donna che è tua mamma, e che attraverso Facebook tu ci racconti la bellezza dell'essere figlio e di assistere con positività una mamma che è sempre una mamma? Ma guarda, la mia mamma ha 88 anni, infatti la settimana scorsa, ma la dolcezza di mia mamma io l'avevo messa quasi per gioco, no? Una volta su Facebook, una foto che mi era piaciuta perché era molto sorridente e mi guardava con due occhi pieni e carichi d'amore. E invece cosa è successo? Non ho più potuto smettere, proprio perché tantissime persone trovano grande giovamento da queste immagini, perché o qualcuno perché purtroppo ha perso il proprio caro, o altri proprio perché gli ricordano che questo è veramente l'amore più vero, e poi condividere la dolcezza di questa donna che da piccolo mi ha coccolato, mi ha fatto crescere con dei sani valori, mi verrebbe da dire in una... Il minimo che posso restituire io è farle avere un sorriso quando posso andare in una giorni. Parola, Carlo, in una parola sola, e che mamma. E quindi in questo caso dobbiamo ricordarci sempre di avere accanto dei tesori, indipendentemente dallo scorrere della vita, che a volte non è sempre in discesa. Grazie Giorgio, grazie Carlo, grazie Carlo. Capitani, grazie a casa, grazie ciao, ai colleghi, ciao, noi ci vediamo lunedì prossimo. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend.